stavamo uscendo. Perché ho la sensazione che alla fine della storia parlerà anche Buck. Almeno finché non siamo arrivati alla fine della strada. Tuttavia, prima dovevamo superare il ponte scheletrico. Ora la storia è troppo spaventosa. Solo perché ha detto scheletrico? Perché non le dici solo cos'è successo dopo? Va bene, beh, è arrivato tuo zio Buck, ecco cosa. Che novità. È caduto nel pericolo, è andato, tuffato nel pericolo. E dico sul serio. Ma in sostanza la seconda metà del gioco è tutto Buck, tutto solamente lui. Bene, mammiferi, state qui e proteggete il piccoletto. Sarò di ritorno prima che diciate fine del mondo. Un'ultima cosa. Potrebbero essere i nostri ultimi istanti. Non sprechiamoli. Oh. La musica. Ok, vediamo questi ultimi istanti. Ok, di nuovo livello con Buck. A questo punto controlliamo. Abbiamo 4000 passamonete. Là c'è un cristallo. Ce ne mancavano, credo, 3 o 4 livelli. Quindi 12 cristalli. Se ne prendiamo già 3, mancherebbero 3 livelli. Vediamo. Hai quindi una missione 1, da compiere, vero? Solo 2, il meglio. Hai una 3. Missione da okay. compiere, vero? Te perfetto. Ma visto che i soldi li abbiamo, guarda. Forza, lo faccio dimmi, giusto per averlo. Solo giusto per averne uno in più. Tu, che hai da dirmi? Se ce la faccio, resterò ben lontano da quella pece. Il che non dovrebbe essere un problema per una donnola come me. Eh beh. Scusa una curiosità. No? Ah, ok. Con molto ritardo. Più che altro l'ho preso perché alla fine è molto utile. Ah, non lo sapevo che cadessi di sotto. Allora, dicevo, è molto utile il lanciarazzi. Almeno andiamo tranquilli anche per un'eventuale ondata di nemici grossi. Almeno gli spariamo una missilata. Come ci arrivo là? È una bella domanda. Tu cadi nel questo tempo? Questo non mi sembra l'habitat adatto ad una donna. Cade tutto nel tempo. Ok, va bene. Allora, esatto, sbrighiamoci. La vera domanda, la ripeto, è... No. Come arrivo a quel cristallo? Allora, ci sono delle vie dall'alto, ma non penso che nessuna di queste sia quella che ci serve. Vabbè, io intanto proseguo. Vediamo dove ci porta il cammino. Magari ci fa tornare indietro dopo, eh? Non è detto, ma ci spero. Vorrei completarlo al 100%, cioè oddio, al 100%. Vorrei completarlo il più possibile. Vediamo. Uppe. Vola. E salta per. Oh no, da qua. Ok, questo giro ci si è aggrappato nel modo giusto. Grazie. Allora, di qua non si prosegue. Perfetto. Spero, come al solito, che torneremo indietro e ci darai quell'ultimo cristallo. La vera domanda è: dove dobbiamo proseguire? Da questa grotta o dall'altra parte? Io per adesso scendo di qua. Esatto, perfetto, guarda. Mi va bene anche rifarmi tutto il percorso all'indietro, ma almeno il cristallo lo voglio. Perfetto. Eccoci qua, grazie. Non mi serve andare al negozio, quindi proseguiamo per il momento. Proseguiamo da questa parte ora, vediamo. In teoria soldi siamo messi a posto, anche se al prossimo livello dovessimo comprare qualcosa. Credo che ne abbiamo abbastanza. Ma comunque, meglio stare sicuri. Zona in cui dobbiamo sparare? Guarda, in realtà poi ste zone tu... Intelligente! Puoi anche combattere tranquillamente a mano. Però tanto i proiettili respawnano. Tanto vale. Ecco qua. Anzi, guarda. Giusto perché ho visto che c'è... No, l'altro. Ho visto che c'era i missili qua. No. Vediamo, quindi dovrei averne 6 ora, giusto? No, 10. Bestia. Insta kill totale. Dai. Scemo, provaci.
Forse devo usarli su quelli più scuri, però, esatto, che sono più cattivi, però, guarda. Tanto c'è una, altri due refill di missili, se non ho visto male. Uno è là. Però mi sa che non è, ce n'è solo uno. D'accordo. Preso. Ecco fatto, grazie. Dammi anche i le granate. Dai. Anche le granate in realtà non sono da sottovalutare. Due colpi killano, quindi andato. Oh no, di nuovo lui. Vabbè. Sai che su di lui sono sprecati i missili? Costi qua grossi è meglio. Ah, ma è, no, è respawnato il missile. E allora? Dai. Tanto vale sprecare tutto allora. Tanto siamo alla fine, voglio dire. Non ha senso. Dai. Conservarci più nulla. Consumiamo tutto quello che c'è. Più che altro è che non lo sta mirando. Oh. Oh, ho finito tutto per davvero. Grazie. Ho bisogno dei semi di delle zucche. Ho bisogno delle zucche. Oppure delle granate, dai. Le granate vanno benissimo. Anzi, guarda, visto che ho visto che ci sono i missili che sono respawnati. Ecco fatto. Dammeli, dammeli, dammeli. La prossima volta cercate di impegnarvi di più, miei cari dinosauri. Esatto. Grazie. Ah beh, effettivamente forse c'è il combattimento finale con il mostrone gigante, col T-Rex quello bianco. Iniziamo a prenderci un po' di miele. Ecco qua. Vai. Uno, due e tre. A posto. Dammene ancora, che non si sa mai. Esatto, anche perché lì ce n'è altro. Quindi, attento. Tra l'altro, scusami. Ok, no, per un attimo pensavo che fosse tipo da fare attenzione a non salirci sopra. Ce n'è ancora? Ce n'è ancora. Quindi, uno, due e tre. Io vado a ricaricarmi, che non si sa mai. Eccoci di nuovo qui. Prendiamo ovviamente tutto. E anche perché se mi dai il negozio vuol dire che a qualcosa mi potrebbe servire. Guarda, in teoria non mi sembra ci serva, ma giusto per spendere un attimo, prendiamoci una vita in più. Si sa mai che possa esserci utile. Per esempio, nella zona di volo, oltrepassa l'abisso di piacere. Se avessimo avuto una vitina in più, non siamo mai morti. Però, almeno, se doveva succedere, stavamo un secondo più tranquilli. Ecco qua, attenzione. Quindi 3, 2, 1, vola. Perfetto, vai. Per fortuna lui non, cioè non è come Prince of Persia che quando fa la camminata sul muro piano piano cade o non riesce a tenersi. Almeno va tranquillo, vabbè che poi lui c'ha le zampine e ci si aggrappa proprio, quindi c'è anche un po' di differenza. Grazie. Ecco qua. Oh, dammi la mela. Dobbiamo proseguire di qua. Non mi sembra di vedere cristalli da nessuna parte. Attenzione. Lag in ste zone no, però ecco, ad esempio. Dicevo, il lag in certe zone. Dai, almeno queste parti finali evitiamo, per favore. Eccolo di nuovo. Dunque, là ho visto delle mele. Non mi sembra di vedere cristalli, ripeto. Però almeno questa roba ce la prendiamo, visto che ci siamo. Tanto alla fine sono pochi punti in più. Ma perché buttarli alla fine? No! Ecco perché buttarli. Perché se missa il salto, ti devi rifare tutto. Guarda, grazie per le mele, ma a sto giro non mi va di rifarmi tutto. Te le lascio lì volentieri. Grazie. Tanto fosse stato il cristallo ti avrei detto ok, forse dovrei andare giù a prenderlo. E poi credo di essere messo bene con i soldi per il momento. Dio mio, non fare più ste cose senza che io me ne accorga, per favore.
Aia, ma scusa, stavo girando io, vabbè. Devo saltare? Sì. Va bene. Sì, come fai a fare sta scivolata mentre sei in salita, dai. Qua è scemo lui. Io avevo saltato. Ok, a sto giro è saltato nel modo più corretto, bravo. Eccoci. Attenzione, non fare sti salti troppo corti. Grazie della cura. Dunque, salto sulle rocce, salti scriptati, quindi no problem. Madonna mia, sti salti qua sono veramente un po' eccessivi comunque. Va bene il fatto che sono... A parte perché non capisco, continua a laggare sta zona. Vabbè che può essere che è la grandezza della mappa, però cavolo. Ok, si prosegue. Però va bene che alla fine io mi preoccupo sempre per nulla, perché alla fine abbiamo finito... Sì, come no. Abbiamo sempre finito tutti i livelli con tutti i cristalli. Almeno mi sembra. Forse ne ho saltato uno? Forse? Non lo so. Però abbiamo sempre finito i livelli con tutti i cristalli senza troppe problematiche. Anche quando mi lamentavo, forse ho perso un cristallo, alla fine bastava che aspettavo un attimo e poi appariva. Dammi, esatto, i proiettili. Quello cos'è? Ah, i missili. Va bene. È il momento di fare un po' di shooting. Ecco qua. Guarda, già che ce li abbiamo illimitati per adesso, andiamo di proiettili. Aspetta. Ah, mancato, grazie. Preso, preso. Oh, finito proiettili. Corri, corri, corri. Vai a prenderli. Anche perché dobbiamo, più che a loro, mirare alle piante, quelle che sparano. La vera domanda è dov'è? Perché ne ho appena sentita una che sputava. Ne ho appena sentita una, però... Esatto, fammi prendere tutti gli oggetti prima. Eccola lì, ciao! Aspetta che adesso ti calcolo anche a te. Uff, morto. Qualcuno? Sì. Per fortuna che sto robo sciotta. Muori. Oh, finito i proiettili, me ne servono ancora. Tanto alla fine, cosa usiamo a fare il resto se tanto in ste zone mi respawna tutto? A sto punto usiamo l'arma più forte, chi se ne frega, no? Beccato. Preso. Triceratop, guarda, lo sapevo. Lo sapevo che apparivi. Adesso appaiono tutti quanti quelli grossi che abbiamo incontrato fino ad ora. Grazie del fungo. Perché a sto punto mi sa che tipo me ne rimango qui. Esatto, e lui ormai non si può muovere più di tanto. Mi sa che l'abbiamo incastrato per bene. Ottima scelta. Mamma mia. Best boss fight che abbiamo fatto fino ad ora. Ecco fatto. Vittoria. E ora mi vado a ricaricare tutti quanti i proiettili. I sono creature superiori. Abbiamo fatto benissimo a spendere per i missili. Cavolo, 10 missili e tanta roba. Tanto di soldi adesso, lo ripeto, siamo messi benissimo. Non mi dovrei preoccupare più di tanto. In realtà non capisco lo spendere per questo qua dello spruzzo. Alla fine si usa in zone scriptate e non ti serve per nient'altro. Almeno questo, 40 semi, li posso spammare. Almeno i semi li spammo. Il coso dello spruzzo, la tranquillità della non è che serve. Va bene. Guarda, se l'ultima battaglia la combattiamo contro il dinosaurone bianco, se posso spammare proprio i semi di zucca così, proprio a babbo, abbiamo fatto il miglior acquisto che potevamo scegliere. Questo e i missili, ovviamente. Le granate sì, ok. Però, cavolo, missili e mitra. Anzi, più che il mitra è un fucile, lo spara semi di zucca. Che poi, tra l'altro, a me i semi di zucca piacciono un sacco. Secchi e fatti salare piano piano. Ho sbagliato. È al contrario, tra l'altro. Salati e seccati.
Mamma mia, ora ho voglia di semi di zucca. Credo che la strada che abbiamo preso adesso, questa qua che va a destra, ci porterà un cristallo. Non mi sembra quella corretta. E lì dovremmo innaffiare le piante. Ok, annaffiare le piante. E no, niente cristallo, solo pere. Non dite questa frase in zone come Milano, perché potrebbero malinterpretarla. Oggi niente cristalli, solamente pere. Chi non la capisce perché è troppo giovane oppure troppo innocente. Ce l'abbiamo fatta, salta e cambio il nostro cristallo. Buck, dovevi girare dall'altra parte, genio. Bravo. Perfetto. Ok, cristallo quindi è da quella parte. Come ci arrivo? Per adesso proseguiamo, che è la cosa migliore, ma dobbiamo girare da quella parte noi. Vai Buck. Sti salti scriptati comunque sono veramente esagerati. Eccoci qua. Ok, di nuovo le piante cattive. Salta, attenzione, vai, prima che riappare. Perfetto. Dunque, dobbiamo, credo, andare da questa parte. Sì, perfetto. Ammetto che non l'avevo vista la fune, grazie del cristallo. Che in realtà avrei dovuto prima prendere gli oggetti e poi dopo prendere il cristallo, perché prendendo il cristallo lui salva, e salvando almeno se moriamo non devo riprendermi tutti gli oggetti. Ciucciati l'acqua. L'acqua. Ah, adesso spruzza. Va bene. In realtà avevamo il miele, ma comunque. No. Ha saltato. No, meglio morire. Ha saltato mentre aveva ancora il fucile in mano e non ha fatto il salto giusto. Ripeto, forse per una zona del genere può servire la quantità di spruzzo aumentata, ma in realtà neanche più di tanto. Cioè, se fai il colpo giusto e non sprechi l'acqua proprio a babbo, non credo sarai mai in bisogno di avere molto di più di quanto in realtà non sei già ricaricato. Qua si scivola. Vai. Oh, cavolo, mi ero dimenticato. L'abbiamo fatta una volta sola, mi ero dimenticato di questa cosa, aia. Se non sbaglio, aspetta, avevamo dimenticato il cristallo proprio nella zona in cui si scivolava con Buck. In un livello vecchio, se non ricordo male, però credo di essermelo rifatto per prenderlo poi. Comunque, ora che abbiamo un attimo ripreso il ritmo. Aia, mi devo ricordare che fa un salto solo lui. Oh, aia. Ecco, preso il ritmo per niente. Zero proprio. Zero totale. Ok, rieccoci qua. Vai. Bravo, meno male che l'ha preso. Attenzione. Attenzione. Di qua. Da questa parte. Guarda, era abbastanza ovvio. Da questa parte. Niente cristalli, però strano. Arrivato? Ah. Scusami. Questa cosa con la roccia, quando è che è stata detta che sarebbe successa? Ma alla fine, il terzo gioco dell'era glaciale è tutto su Buck, se ci pensi. Solo la parte iniziale devi farla con gli altri ed è importante che la fai con gli altri. Ma tutto il resto, la cosa importante è Buck. Fine, cioè. Rendiamoci conto che questo gioco poteva chiamarsi Le avventure di Buck e sarebbe stato tranquillamente commerciabile. Ok, eccoci qua. A momenti finivo di sotto. Ok. Guarda, non sarebbe stato strano visto com'era sistemata la zona. Uia, il vento. Ah! Il vento proprio non ti ci fa neanche muovere, cavolo. Ok, zona ventosa allora. Quindi devi aspettare che finisce il vento, buttarti dentro una zona, aspettare che finisce di nuovo il vento e continuare con questa tattica. Cavolo, mi ricorda la zona della montagna di Frozen in Kingdom Hearts 3. Fastidiosa tra l'altro come zona, anche perché se devi prendere tutti gli oggetti, esatto, è un casino totale ogni volta. Questi
livelli così. Sono veramente un casino. Dai, finisci. Ecco qua, perfetto. Che non sono difficili, il problema sono i tempi. I tempi sono veramente stretti. A volte, attenzione, non muoverti più del dovuto. Porca miseria. Bacca. Non ti devi muovere, non devi rimbalzare a destra e a sinistra da solo senza che te lo dico io ancora. Che palle, basta. Dai, perfetto, vai, bravo. Guardalo che continua a muoversi a destra e a sinistra da solo, sto cretino. Vai, no. I tempi. Devi muoverti subito, vai. No. Ma che tempi hai, maledetto. Ancora. Non ho fatto in tempo a muovermi. Ma basta. Fammi uscire da sto inferno. Fatemi uscire da qua, per favore. Per favore, vai. Ok, perfetto. Dobbiamo arrivare al cristallo, Buck. Vai, subito. No, il mio cristallo. No, di nuovo alla fine. Ero arrivato, perché? No. Che palle sta parte. Ok, qua devi proprio scattare su. No, non usci. Il problema è che lui, quando è qua, il vento lo sposta a destra e a sinistra da solo. E quindi finisci in un punto in cui continui a ballare. Ok, questa volta siamo arrivati subito qua. Grazie. Guarda, in realtà anche se muori, una volta che hai preso il cristallo, sei a posto. Almeno su quello possiamo stare tranquilli ora. Vai. Ok, ancora uno. Dai che ci siamo. Quindi cristallo ce l'abbiamo. Oh, finalmente. A quanto siamo? Ah, l'abbiamo tutti, perfetto. Quindi possiamo andare molto stabile. Possiamo andare tranquilli. Calmo. Non capisco perché a volte accelera all'improvviso. Guardalo che ogni tanto prende velocità da solo in una zona piatta. Cioè, manco fossi in discesa e dici vabbè, ha senso. Proprio in una zona piatta lui prende e parte alla velocità della luce. Ecco, guarda, non mi vado neanche a sprecare a prendere. Ho la sensazione di affondare. No, calmo che queste piattaforme sono piccole, tanto, troppo piccole. Oh, arrivato. Ascoltami, ciao Beccuccio. Beh, si può sapere cosa avete da ridere? Hanno respirato il gas, a parte il comportarsi da idioti, staranno bene? Non ho idea di quali possano essere gli effetti a lungo termine. L'unico effetto a lungo termine sarà la perdita del mio udito. Ok, mammiferi, lo spettacolo è finito. È ora di tornare a casa. Quanto ci manca? Quindi, aspetta, in teoria con i conti dovrebbe essere l'ultimo livello, il prossimo. Perfetto.